Buonasera a tutti, sono Alfredo Mammucari. Scordata la partita di ieri, delusione dell'Inter. Ora vi dico di chi è la colpa, nessuno se l'aspetterà perché l'abbiamo soprannominato il top player dell'anno noi. La colpa è De Spalletti. L'Inter deve dar via Spalletti se vuol vincere qualcosa. Tutti a scemo, ma di che stai a parlare? Lo dico io. Lo siete scordato quest'anno, quest'estate, quando c'avevamo una squadra di tutte pippe, ci avevamo da ricostruire tutta la squadra, hanno preso Spalletti, c'era il Milan, Juve e Napoli che compravano, la Lazio, c'è stato il Milan, tre giocatori al giorno comprava. E noi lì zitti e rosicati, uno compreranno. Hanno preso Vesino, Porca Valero, che so, due centrocampisti venivano dalla Fiorentina da ottavo posto. Quelli sono di che hanno cacciato, ma te rendi conto? Un top player lo volevi prendere, uno. Se poteva fare un campionato migliore, no? La colpa è De Spalletti. Dove stava Spalletti? Dove stava Spalletti? Passava da tutto giugno, luglio, agosto, tutti a comprare. Spalletti non diceva niente. No, ma io con questa squadra rimotiverò, rifarò. Ma dove vai? La colpa è di Spalletti. Noi volevamo Conte. Tanto Conte qua io non ci si può più vedere. Io non sto a vedere. A me basta che vince l'Inter. Veniva uno come Conte con l'Inter. Era un altro discorso. Guarda che sta a fare anche in Inghilterra. Avevo preso sto babbeo. Gli sta bene tutta, aveva detto la prima conferenza, a me la dirigenza mi ha promesso degli acquisti, se non me li daranno, io me ne andrò, perché non te ne sei ito? Mo' io vedo a gennaio, voi comprate qualcuno da Ternana, del Siracusa, non cacciate una lira, non potete andare avanti, sta nel quarto posto, lo sogniamo. C'è sta la Roma, c'è sta la Lazio, c'è stanno un sacco di squadre. Posso scommettere c'è pure il Milan un'altra volta? Rifamo come l'altro anno. C'hanno 16 punti dietro di noi. Ci ripiano perché noi perdiamo tutte. Stiamo proprio a pezzi. Se ne deve andare Spalletti. Se ne deve andare Spalletti. Spalletti non ha vinto mai niente. È uno che riordina le squadre ma non vince, non è un vincente. Lo volete capire? Ha vinto in Russia. Qui che ha fatto? È arrivato secondo, è arrivato terzo, è arrivato secondo, è un perdente, non vince mai niente. Porca miseria, ma te vuoi far sentire? Vuoi di, mi mancano i giocatori, compratemi i giocatori perché qui non si va avanti. No, sempre quell'aria tutta, no, ma sa come si è vinto? E il problema è Spalletti, l'Inter se doveva avere un bel. Prima cosa dei buoni giocatori, ma un bell'allenatore che aveva vinto qualcosa. Con Spalletti non ci famo niente. Vuol dire sottoscritto. Io parlo prima, non dopo il campionato. Capito? Tutti interisti, il vero acquisto è stato Spalletti perché avevano visto che cominciava a vincere. Ma con chi vuoi vincere? Ieri c'avevamo Ranocchia, c'avevamo Nakamura. C'avevamo i soliti dell'altro anno che non hanno mai fatto niente, non hanno mai dimostrato. João Mario che non ti segna manco se levi il portiere e dici tira, non ci riesce. Hai capito? E il Milan si vanta pure, capito? Hanno perso 30 partite mo perché hanno vinto al 170esimo, mo si sentono i più forti d'Italia. Loro gli basta una vittoria, abbiamo trovato. Voglio vedere qua la Lazio che gioca 100 volte di meglio di voi. Voglio vedere qua la Lazio che fate. Ma mi farò una festa che non finisce mai. Tiziano Crudeli, c'ha 80 anni. Ogni volta che vede le partite, che schifo di Mila, che schifo di difesa. State dormendo, eh? Poi come segnano gol. Come uno dei 12 anni. Ma che modo di festeggiare quello? Ma ripete proprio, si vede che nella vita tua c'è solo il Milan, non c'hai altro. Quello ci morirà col Milan in testa così. A me mi fa una pena quell'uomo. Comunque, pensiamo all'Inter.
L'Inter si deve dar via Spalletti, perché Spalletti ne va di comprare nessuno. Lo sa se c'avevamo Conte? Lo sa i giocatori che avevamo comprato? Lo sa che gli facevamo ieri al Milan con Conte? Lo sgranocchiavamo, perché che squadra è il Milan? Oh. Sta a perdere con tutti. Giusto con noi se poteva rinascere, ma poi rinasce. Mo va a giocare a Lazio, oh. Come ho visto a giocare contro la Fiorentina. C'ha un gioco 30 volte meglio del Milan. Ci tenevo a precisare sta cosa, poi mandatemi tutte le vostre e me ne frega niente. Questo è quello che penso io. Il problema dell'Inter è Spalletti. Basta. Se mandiamo via Spalletti, abbiamo uno che compra i giocatori, potremo fare qualcosa. Spalletti non compra niente. Lui vuole fare vincitore con quello che avevamo. Ma che vuoi fare? Gesù Cristo, i miracoli. Già ne ha fatti troppi, basta. Mo' andiamo solo a scenne. C'avevamo tutte pippe, non c'avevamo un top player. Parlavamo bene di Perisic, ci parlavamo bene di Candreva, ma tutti fanno tutti schifo. Allora la colpa di chi è? Allenatore, allenatore, doveva comprare capire bene, sta squadra gli manca uno qui, uno di qua, uno di su e uno di giù. E faceva la squadra, invece si è tenuta quella dell'altro anno, come dire, come faccio vedere io che vuol dire quando un allenatore è forte, pure con le pippe vince. E invece no, ma mo sta al terzo posto. Ormai l'Inter non è una squadra come la Juve che ne perde una, poi si rifà subito. No, l'Inter come perde, gli casca nei palle per terra. Avete capito? Sono il primo a dirlo in Italia. E il problema dell'Inter e Spalletti, che quest'estate, mentre tutti compravano a giugno, luglio, agosto, settembre, lui stava a mare lì con la cannuccia a beve se la pigna colata. Se c'aveva le palle adesso, doveva dire: o mi comprate tre pezzi da 90, o io me ne vado subito a gennaio, me ne vado, se c'hai le palle. Vabbè, questa era una cosa che volevo dire per forza perché c'eravamo qua. Non mi parlate che top player Spalletti, perché secondo me è stato lui il problema. Perché un altro allenatore diceva: no, qui mi mancano troppi giocatori. Quello via, quell'altro via, quello non mi serve, quell'altro no, lo voglio, quello regalatelo. Cosa che avrebbe fatto Conte, Simeone e tanti altri allenatori. Ci siamo presi la terza scelta, mo lo scordate. E adesso andiamo solo a scenne, siamo arrivati in cima, adesso andiamo solo a scenne, hanno capito tutti il gioco, ci bloccano le fasce, con quella pippa di Cardi là in mezzo, non faremo mai niente. E quello solo se gli ha butti in testa, fa così, boh, segna. Non ho mai visto dribblare due o tre persone, fa due finte e segna, mai. Un tiro da fuori area, una punizione, mai. È uno proprio da dentro l'area. Ma se gli metti uno vicino che si fanno i passaggi, non. Comprate un attaccante, comprate un bel centrale, comprate un bel terzino. Oh, così ne andiamo avanti. Mo' datemi colpa. Anzi, se c'ho ragione, scrivete al canale, perché mo' ci sono fissa a parlare di questa cosa. Mo' ci sono andato proprio in fissa. Poi continuerò a fare i video corso di chitarra, eccetera eccetera, ma sta cosa la dovevo dire. Io vi saluto a tutti, spero che vi iscrivete al mio canale, perché io dico le cose in faccia, però le dico prima, non dopo la partita, io le dico prima. Se seguite il video che ho fatto ieri, vi rendete conto quello che ho detto e quello che sto a dire oggi. Vi saluto a tutti, scusate se sono rimasto antipatico con queste parole a qualcuno, comunque io non uso mai un linguaggio non adatto ai bambini, come fanno tanti altri YouTubers che hanno 60-70 mila visitanti, che dicevano: ah, ma avete visto D'Ambrosio? Ma nessuno ci ha fatto caso a D'Ambrosio. Mo vai a riparlare di D'Ambrosio adesso. Ma, vabbè. Vi saluto a tutti e se qualcuno è d'accordo con me, si iscriva e mi metta un like, se no, vi ringrazio lo stesso dell'ascolto.